Zaia, no al ritorno a scuola al 100%. Sì alla riapertura delle scuole, ma in sicurezza. Lo ha tenuto a ribadire il presidente del Veneto, Luca Zaia, oggi nel corso del punto stampa prima dell'incontro tra i colleghi presidenti di regione e al successivo incontro con il governo. Il punto nevralgico della discussione oggi è quello dei trasporti, collegato con il ritorno a scuola al 100% degli studenti. E Zaia è tornato a lanciare l'allarme. È impossibile trovare sul mercato 1000 nuovi autobus che servirebbero per il Veneto con il ritorno al 100% in classe. Acque Venete, le priorità del nuovo CDA. Maxi condotta FAS, infrastruttura SAVEC e interventi sulle centrali del fiume Adige. Sono queste le priorità del nuovo Consiglio di Amministrazione di Acque Venete, che lunedì, nel corso della sua prima seduta, ha confermato Pier Giorgio Cortellazzo nel ruolo di presidente, scegliendo come suo vice Antonio Bombonato. Del CDA fanno parte anche i polesani Maura Veronese, sindaco di Porto Viro, e Luigi Viaro, sindaco di Lendinara, oltre ai colleghi padovani Emanuele Barbetta, Sant'Elena, Antonella Buson, Baone e Emanuele Rosina. Cannavacciuolo gira nel Delta del Po. A Roslina Mare arriva Antonino Cannavacciuolo. Domani e giovedì, infatti, lo chef girerà in Polesine una puntata del suo nuovo programma Antonino Chef Academy, la trasmissione televisiva che guida 10 giovanissimi aspiranti cuochi dai 18 ai 23 anni nel loro percorso formativo. Cannavacciuolo arriverà direttamente da Chioggia, domani. Un set blindatissimo, secondo le direttive di Endemol Shine TVE, per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza anti-Covid-19. La nuova Superlega non convince Rodigini. Superlega, no grazie. Gli appassionati di calcio rodigini non hanno dubbi. Lo strappo, voluto tra le altre da Juve, Milan e Inter, è da bocciare. Siamo contrari, dicono anche i tifosi delle tre big. È un progetto che guarda solo alle lobby dei grandi. Vogliono tutto loro e i piccoli devono morire. La voce che corre tra le bancarelle del mercato. Ma c'è anche chi ha una speranza. Magari così in Serie A ci sarà spazio per Padova, Rovigo o altre squadre nelle nostre zone. Apre la mostra sui teatri storici. Si alza il sipario sulla mostra dedicata ai teatri storici del Polesine. Questa mattina a Palazzo Roncale è andata in scena l'anteprima dell'esposizione che aprirà i battenti lunedì, nel primo giorno di Zona Gialla. L'esposizione racconta come il Polesine sia stata terra di teatri. Tra 800 e 900 ne erano attivi almeno una cinquantina, tutti o quasi dedicati alla musica e al bel canto. Qui debuttò Beniamino Gigli e cantarono tra gli altri Luciano Pavarotti e poi Antonio Cotogni, Maria Callas, Renata Tebaldi, Giulietta Simionato, senza dimenticare Katia Ricciarelli. Siamo convinti che questa mostra avrà successo, commenta il presidente della Fondazione Cariparo, Gilberto Muraro.